Potremmo occuparci, e noi ci abbiamo provato, lei l'ha visto, di fiscal compact, di investimenti, di ius soli, che questa settimana non si fa. Invece la polemica del giorno è sul DDL antifascismo. Questa legge serve? Il Movimento 5 Stelle sbaglia a dire che è una legge liberticida? Adesso io non sono riuscito a vederla nel dettaglio, ma l'apologia del fascismo è un reato, deve essere un reato. E quindi credo che non sia giusto un pregiudizio verso delle norme di questo genere. E quindi mi stupisco di quel che dicono i 5 Stelle. È un ulteriore passo in quella che viene definita la svolta a destra del Movimento 5 Stelle. Lei crede che questa svolta a destra ci sia? La vede? Ma tutti quanti qui stanno tirando un po' a destra. Perché, come dico da sempre, c'è una mucca nel corridoio, c'è una destra che ria nel mondo e tutti prestano orecchio a che cosa? Queste pulsioni che sono il risultato di fenomeni che non si riesce a controllare, le migrazioni, la crisi economica, fiscale, la finanza, eccetera, eccetera. E quindi anche 5 Stelle vanno incontro alla mucca. Ma anche loro, insomma, mettono l'orecchio lì, ma fossero solo loro. Lei... è che gente di centrosinistra anche che porge loro. Io no, non è fatto suo. Lei da segretario l'avrebbe mai detto aiutiamoli a casa loro i migranti? No, detto così, diciamo così, che è un'affermazione che va spiegata, ma molto spiegata, per risultare potabile.